Ci troviamo al ristorante Le Delizie a Calmisano Vicentino da Paolo e Barbara. Questa è la lotteria. Vedete che meraviglia, organizzata dalla Graziella, questa festa meravigliosa. Graziella Bettio, la numero uno delle organizzatrici, una persona veramente super speciale. Vedete, quelli sono i primi premi. Davvero meraviglioso. Poi attenderemo alla fine l'estrazione, chi sarà il vincitore di premi e di premi migliori, primo, secondo e terzo posto. Come vedete qui sono gli aperitivi. Ci vediamo secondo se riesco a rispondere nessuno. Guardate che ben di Dio. Guardate che fantastica. Vede Dio, vedete? Ristorante delle Delizie a Calmisano Vicentino da Paolo e Barbara. Quindi sono gli antipasti a buffet che verranno distribuiti. Che meraviglia! Guardate le sardine in sapore. Guardate le coppe qui, che meraviglia. Guardate che meraviglia. Yeah.
gli antipasti a buffet. Guardate il fritto, che meraviglia. Vedete gli aperitivi di nuovo, che sono in attesa di essere serviti. Una meraviglia unica. Buongiorno. Vedete? Una meraviglia unica. Vedete ancora il baccalà? Guardate che meraviglia. Problematico perché cadono dentro, ma è raffreddato, se non ce la facciamo ve lo guardate ripetete. Tutto pesce, guardate che meraviglia. Pesce, qui cerchiamo di servirlo anche perché c'è qui c'è anche un'altra posizione, c'è pescetti non lo vedete, che meraviglia. Grazie, sempre con la polentina, guardate anche. Guardate che meraviglia. Non credo che sia fegato. Qualcosa in sao sicuro. Sì. Con la polenta. Fantastico. Prego. Questo. Spezzatino. Sembra qualche tipo di romano, sono le sarde sole. No. Guardate che teglia di pesce, fantastico. No, beh. E finiamo ancora col baccalà, che merita, vedo la polenta, questa teglia di baccalà veramente alla vicentina, meraviglioso. Pescetti in umido, guardate, è stato tutto pesce. Sì. Grazie Carlo, buon anniversario, 45 grazie. Anni. Grazie, grazie. Complimenti alla grande. Grazie Renato. La tavolata. Di Laura Agostini, viva la musica! No.
buongiorno. Buon appetito a tutti. Grazie, grazie. Sono Agostini. Buon appetito a tutti. Con l'orchestra di Lago Agostini. Buon appetito a tutti. Con l'orchestra di Lago Agostini. Grazie. E viva la musica. Buon appetito a tutti. Con l'orchestra di Lago Agostini. Ciao. Buon appetito a tutti. Con la Agostini. E viva. We'll be right back.
grande onore per noi essere qui, la prima volta alle Delizie, quindi è veramente un grande piacere trovare un pubblico così numeroso, non ce l'aspettavamo e vi voglio ringraziare di cuore per questa numerosa presenza. Beh, io veramente non devo spiegare nulla perché è già tutto chiaro, comunque vi terremo compagnia nel frattempo, intanto voi mangiate tranquillamente, passiamo questa giornata insieme, ci sono anche tanti amici che festeggiano degli eventi particolari, quindi li ringraziamo per averli voluti ricordare con noi. C'è sempre un pensiero che noi portiamo quando finiscono queste feste, un pensiero in musica, ma prima voglio ringraziare i titolari che inviterei qui naturalmente e si meritano un grande applauso, benvenuto Barbara e Paolo, benvenuti! Vi vogliamo qui su questo palco perché voglio sentire il benvenuto, eccolo qua, prego. Chi parla? Per cavalleria? Barbara, no, Paolo. No, grazie, grazie a tutti voi per essere presenti, specialmente così numerosi, dopo un periodo che tutti sappiamo un po' difficile. Comunque per noi è un grande onore andarvi qui oggi. È la prima volta che lavoriamo assieme, ma vedo già che siete molto, molto, molto bravi. Grazie ancora, vi auguro buon appetito, vi auguro una buona domenica. Grazie a tutti. Grazie Paolo e Barbara, grazie di cuore. Barbara, almeno un ciao, sì, dai. Ciao, grazie a tutti di essere qui e buona giornata con questa meravigliosa orchestra. Grazie. Ringraziamo anche Graziella che naturalmente ci ha messo in contatto e ci ha portato qui alle Delizie dopo tanto tempo. Graziella, eccola qui che tra l'altro oggi ho scoperto essere un giorno particolare. Dico bene Graziella? Eccola qua. 45 anni di matrimonio! Ciao Graziella, benvenuta! Benvenuti a voi e grazie dopo aver tanto pregato Adamo. Adamo si è fatto pregare, come in chiesa. Bravo! L'abbiamo facciato mangiare la mela. Visto che ci siete voi, che non è un volto noto però per me è un grande piacere averlo qui con noi oggi, il mio impresario che da quando sono piccolina così mi ha, diciamo, allevata. È un grande onore, no, restate perché veramente ci tengo naturalmente a chiamarlo e ricordarlo. Luciano Biscaro, vieni Luciano, l'agenzia Lubi di Treviso. E lui è famoso per le sue massime, per il suo famoso Dio caro, che non si dice, ma oggi l'abbiamo detto. Ciao Luciano, benvenuto. Benvenuti a voi, perché come ho sentito è tanto tempo che vi aspettavano. Però non sempre gli ultimi sono ultimi, possono diventare anche primi. Grazie a te comunque, grazie ai titolari che sono veramente formidabili. Buon proseguimento. Grazie Luciano, grazie naturalmente. Ok, e detto questo, con questa bella foto di gruppo, possiamo dirlo dopo? Ok, dopo ci sono due eventi che vogliamo naturalmente ringraziare. Io voglio ringraziare tutti i miei amici che non mi abbandonano mai. Li amo con tutto il cuore perché quando è bello, quando è brutto, quando è insomma, quando è così, cos'è colà, loro ci sono sempre, vi ringrazio di cuore. Voglio ringraziare gli amici che per questo evento speciale si sono organizzati per fare tanta strada e per essere qui con noi. Grazie davvero a tutti, benvenuti in questa famiglia. Grazie, grazie di cuore, spero sia una giornata bellissima per tutti. E quindi non mi resta che facciamo l'ultima canzone e ci congediamo con il nostro pensiero, dopodiché saremo qui tutto il pomeriggio per voi. Grazie a Paolo, Barbara, Graziella naturalmente, soprattutto grazie a tutti voi, il nostro pensiero! Così! Vai, vai, vai! I tovaglioli su, che sono belli tutti rossi, e dopo vi lasciamo mangiare. Allora facciamo una ripresa con tutti i tovaglioli, grazie. Tutti i tovaglioli su, su, su. Guarda, guarda, guarda! Luciano, la foto!
lasciamo mangiare. Allora, tanti auguri per il vostro 50° anniversario di matrimonio, Mirella e Fernando, da tutti i vostri nipoti, ma poi naturalmente li faremo anche conoscere a tutti. 50 anni, un traguardo davvero eccezionale, grazie per averlo festeggiato con noi. Allora, a questi due sposini vogliamo dedicare la prossima canzone, la dedico veramente col cuore anche a tutti voi che siete il nostro grande, grande amore! Oh,
Sarà perché ti amo.
davvero, se non è matto, che cosa c'è di strano? Apro per matto. Siete pronti? Pronti?
quando mi sogno nell'alba, svanisco un perché. Quando tramonta la luna, mi porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo, tra punto di stelle. Ballare tutti, e cantare.
carissimo nostro grande amico Alessandro, la voce di Alessandro si vorrebbe un amico. Yeah.
sì, vai, sì. Vai, vai. Sindaco, in pista. Vai, vinto, vinto, vai. Dai ragazzi, vai. Un saluto agli amici motociclisti. Ciao Monica, chi è? Gli amici del telefono, no? Sunshine, sunshine again. Give me just a little smile. That's all I ask of you. Give me just a little smile. We got a message for you. Bravissima la maestra. Don't worry, take it easy. Sunshine, sunshine rain. Let me good vibes get a lot stronger. Give me. Davvero di cuore per aver organizzato questi due pullman da Milano, Bergamo, Brescia. Grazie ragazzi per essere con noi oggi, fatemi sentire. Voglio sentirvi. Grazie più Antonietta. Forte, più forte. E auguri Antonia, naturalmente è un gran piacere essere naturalmente qui con voi. E poi ok, questo è un altro evento che magari ricordiamo dopo. Allora, c'è una bella canzone che mi ha portato tanta fortuna. Oggi ho con me i ballerini che hanno fatto parte di questo videoclip. A tempo di Kizomba vi dedico Lento, la notte dell'amore. Parla la Kizomba. Gli amici di Capornera.
Thank you.
siamo pronti per questo bel viaggio? Roma, viaggiamo con Emiliano in tour. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa dunque la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio la musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando. Andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Sono tutti quei animali, dall'invidia verso gli altri, per non dimenticarli con il metodo normale. Oh, ma non sono loro.
ragazzi, allora c'è una dedica bellissima, perché grazie alla musica ci sono tanti amici che si sposano, tanti amici che oggi festeggiano un risultato davvero, un traguardo di quelli eccezionali, e quindi li vogliamo qui vicino a noi. Sto parlando di Mirella e Fernando. Li vogliamo qui vicino a noi con tutta la compagnia. Tutti e due qui vicino. Li vogliamo tutti qui. Evviva gli sposi. Evviva gli sposi. Anche due sposi qui. La prof. Oh. Ma come non ti vuole? Eccoci. Poi ci penso io, dai. No, ma guarda che... No, davvero, se oggi volete approfittare per qualche dichiarazione, sappiate che qui ho dei testimoni che poi alla fine quest'anno sono riusciti dopo 3 anni a sposarsi. Sono arrivati da Milano e sono i miei amici Luis e Vera, che con la nostra canzone poi si sono innamorati e si sono anche sposati. Quindi che sia di buon auspicio per chi vuole dichiarare l'amore, e oggi si può fare tutto. Eccoli qua! Sono arrivati i due sposi, Mirella e Fernando! Mirella e Fernando, giratevi, auguri, sono 50 anni di matrimonio. Voglio sentire un grande, grande, grande applauso, forte! Ascolta, Fernando, scusami, quei miei amici sono sposati da 4 mesi. Cosa devi dire? Che consiglio gli dai? Ah no, aspetta, vieni qua. Consiglio da uno che l'esperienza ce l'ha davvero. Dopo 50 anni sentiamo il consiglio maschile. Fernando, vieni, dimmelo. Di volersi bene, le cose belle, poi di la verità. Cercare di sopportarsi. Bene, quindi Fernando, vieni tu, Mirella, dai il consiglio tu da donna, vieni qua. Adesso siamo arrivati al dunque, ha detto che si vogliono arrivare a 50 anni, devi sempre darle ragione. Ah no, attenti. E lui è compare, ok. Allora siamo arrivati alla conclusione finale, 50 anni perché Fernando ha dato sempre ragione a Mirella. Detto questo, abbiamo la canzone giusta per loro. Imparatela, perché veramente la vogliamo, ce la fate voi col gruppo a venire qui vicino, così alzate la mano. Non vi sembrano ancora due ragazzini? Sì! E allora senti che romantici, Adamo oggi è Fernando, io sono Mirella. Ok. Tanto siamo anche vestite di verde, ci assomigliamo. Allora, io Mirella e lui Fernando, due ragazzini, due con tanti ragazzini. Auguri. Vai, parto io che sono Mirella. Come sempre. Ho sempre ragione. Sulle mani così. Anche voi dal posto. Mirella. Sempre così. Le giornate sono tutte un po' uguali. Vuote e banali. Manca sempre. Fidati come
tanti auguri! Certo, certo. E allora dopo i festeggiati, ma sei anche commosso Fernando, è il più ragazzino dei due, bisogna dire la verità. Grazie ragazzi, complimenti, complimenti di cuore davvero, complimenti. Ok, adesso noi ci dobbiamo fermare perché arrivano i secondi piatti e quindi vi ricordo due cose. Intanto un applauso per il meraviglioso gruppo del 61 di Trento. Ciao ragazzi, pronti? Poi c'è questa meravigliosa signorina con altre molte vallette, direttamente da Striscia la Notizia, sono tutte qui oggi, che passano con le buste per la lotteria del, naturalmente, del pomeriggio. Quindi se volete essere oltre che fortunati in amore, anche fortunati al gioco, potete acquistare le buste con dentro i biglietti di una ricchissima lotteria. Una busta 5 euro, tre buste 10 euro. Ok, poi vi devo ricordare ancora una cosa. Se riesco a prendere questo. Allora, vi voglio ricordare che la mia amica Antonietta che trovate lì seduta, eccola lì Antonietta con un grazie speciale, sarà con noi ad Abano Terme in un bellissimo hotel che si chiama Hermitage Bel Air, Medical Hotel, e aspetteremo il Natale tutti insieme perché ci saremo anche noi in quella sera, in una delle tre serate dove naturalmente protagonista sarà la musica. Potrete fare questa bellissima vacanza di benessere e musica proprio ad Abano Terme con tre grandi orchestre al completo e naturalmente con i pullman che partono dalla Lombardia e arrivano qui a Abano Terme per passare quattro giorni, il 16, 17, 18 e 19 dicembre. Quindi so che ci sono già tantissimi amici che sanno partecipare e quindi naturalmente se volete informazioni vi posso ricordare che dovete parlare con Antonietta. Eccola lì, Antonietta, fatti vedere. Ok. è piccolina, ma nella botte piccola ci sta il vino buono. Vai Antonietta, l'applauso. Poi, devo ricordare il nostro Capodanno. Il nostro Capodanno, siccome ce l'avete chiesto oggi, ma poi io volevo ricordarlo in maniera speciale. Quindi intanto ricordate che vi devo ricordare il 31 dicembre con la nostra orchestra. Ma ve lo racconto appena ripartiamo, così siete un po' più attenti. Adesso intanto vi lascio passare i secondi piatti. Grazie a tutti, ci vediamo qui tra pochissimo. Grazie. Allora, ci sono arrivate qualche richiesta, sì. Allora, qualcuno ci ha richiesto un girettino di valse mazurka, il signore che prima mi diceva se c'è la possibilità di ballare qualcosina. Allora, invitiamo immediatamente tutti quelli che vogliono ballare il valzerino. Questo gioiello, il sax è nostro Edoardo e si parte così. Vai! Thank you.
grazie. Il Balzelletto Country, dedicatissimo a tutti gli amici della scuola di ballo Sorriso che hanno girato con noi questo bellissimo videoclip, si intitola Con te, Balzelletto Country. Vai che si parte, vai Alberto, vai Clelia. In questa notte fredda tu non sei vicino a me. Le tue braccia scalderanno un altro corpo, ma so che nel tuo cuore ho il mio posto anch'io, mi basterà. Go, go, go.
rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Su! Diceranno giorni con una corda al mondo, è un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Siete morti! Che gira tutto intorno alla stanza, l'intensità, danza, e gira tutta la
stanno dando davvero tanto e hanno dato tanto. Però abbiamo visto che vi siete scaldati, perché poi adesso vi do solo 2 minuti, dopo ripartiamo subito, quindi no, rimanete qui. Allora, non preoccupatevi, volevo dire che all'interno di un gruppo c'è la donna, c'è il gruppo e poi c'è un qualcosa di particolare che è il nostro chitarrista. Portate pazienza in tutte le famiglie. Allora, siccome questo è un amico speciale che ha fatto tanta strada per venire da noi oggi, ma tutti voi lo conoscete, ed è un amico che a noi veramente ha sempre supportato, sopportato, abbiamo avuto tante idee insieme e grazie a lui, secondo me, davvero ci siamo conosciuti in tanti, tantissimi, e sono nate delle amicizie speciali, per cui io lo accoglierei qui, e si tratta di Alessandro Cadei del Teatro Mucchetti. Però io ci tenevo tanto che ci fosse oggi, lui ha fatto tanta strada, è venuto ed è una persona che alla musica sta dando tanto, soprattutto in questo difficilissimo momento, quindi si merita l'applauso davvero, che sia di buon auspicio. E voglio anche ringraziarlo, perché le occasioni non sono mai abbastanza, per tutto quello che per noi personalmente ha fatto, quindi grazie Alessandro, abbiamo un piccolo omaggio per te, perché porti questa giornata nel cuore. Grazie Alessandro, grazie, anzi ne approfitto, visto che me l'avete chiesto prima e la direzione generalmente generosamente ce lo concede, l'ultimo dell'anno, giornata 31 dicembre di questo Capodanno 2023, saremo proprio al Teatro Mucchetti in quel di Adro, Brescia, e quindi per tutti gli amici di Milano e dintorni che vogliono partecipare, Bergamo, ma non solo, anche per gli amici veneti che ce l'hanno chiesto stasera, di Verona, le amiche di Verona, sarà forse, vediamo se riusciamo a organizzare un pulmino per andare, per non avere, altrimenti vi pernottiamo lì, non c'è problema. Quindi 31 dicembre a Teatro Mucchetti di Adro, Lara Agostini, con un grazie speciale a Alessandro, che non manca mai in queste occasioni speciali. Grazie, fatemi sentire! Poi c'è un'altra persona che prima è stata qui sul palco. E ci tenevo tanto che ci fosse oggi. È il nostro impresario Luciano Viscaro. Vieni Luciano. Luciano, vieni. Vieni, vieni qui, qui, guarda, da questa parte. Grazie. Passa di qua. Lui si merita un altro grande applauso, perché davvero chi lo conosce sa di cosa sto parlando, non ha bisogno di presentazioni, lo ringrazio davvero di cuore per tutto quello che fa per gli artisti, per tutti, per la musica e naturalmente perché la musica del il mondo della musica da ballo in questo momento difficile non molli la forza. Sì, io sono contento di essere ritornato in questo locale, perché proprio oggi ho visto la combinazione perfetta fra due realtà: mangiare e ballare. Il divertimento importante è proprio questo, mangiare e ballare. Poi c'è un'altra cosa che finisce con are, ma lascio immaginare, la lascio immaginare. Buon proseguimento sempre con Lara Agostini e la sua favolosa orchestra. Grande Luciano! Luciano, questo piccolo mangio per te, ricordo di questa giornata. Luciano Viscaro! Grazie Dima per sopportarlo! Ok, detto questo, visto che abbiamo le voci, diciamo, importanti qui davanti, se io... Cioè, se siete con me, proviamo? Tanti auguri! Tanti auguri a te,
spina della tua auguri. 60 anni festeggiati con l'orchestra di Lara Agostini, perché ci seguo da 60 anni, quindi si merita davvero una giornata speciale, un anno speciale. Tanta salute, tanta veramente salute e serenità. Sei forte Pasquina. Fatele l'applauso da parte di tutta la compagnia e soprattutto questo da parte nostra. Grazie Pasquina per aver festeggiato con noi questa tappa importante. Lei è felicissima. Grazie Pasquina, bacione, grazie, grazie di cuore. Siete romantici? Un po' romantici? Quindi adesso non ci scateniamo più. Basta scatenarci. Allora, c'è una mia amica che vorrebbe una canzone. È un'altra amica speciale che con noi oggi non festeggia un compleanno, non festeggia un anniversario, ma festeggia una vincita davvero specialissima. Grazie. Grazie di cuore per questo bellissimo omaggio. Vi ringrazio tanto. Grazie. Sempre speciali. Grazie, grazie, grazie. Questa mia amica si chiama Manuela e vuole questa canzone perché ha vinto. Uno su mille ce la fa e lei ce l'ha fatta! Fateci vedere le mani, dai, venite qui. Sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credi più. Devi contare solo su di te. Il passato non potrà tornare uguale mai, e forse è meglio perché no, tu che ne sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, di volte in secca e in alto mare. Non ho varato e bleffato mai, e questa sera ho saluto la mia anima. Ho perso tutto, ho ritrovato me. Che peso ha questa musica leggera, ti ci innamori, vivi, ma ci puoi morire come sera. Io ti voce se ne avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai sentito. Mi sono tenuto il mio segreto, tu sonda, io ero muto. Sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Finché non suona la campana, vai. Uno su mille ce la fa.
ce l'ho fatta, tutta per te, grande Manu, grazie. E allora vai ragazzi, toglimi il respiro! Per il dolce ce l'avete ancora? Non ho sentito, ce l'avete uno spazietto per il dolce? Sì. Allora fate il pieno di zuccheri perché dopo ci pensiamo noi a farli asciugare tutti. Buona continuazione, grazie! Ah, vi ricordo, si festeggia con Enrico Marchiante, quindi se volete essere naturalmente qui protagonisti al... Oh! E questa è una sorpresissima...
che meraviglia. Allora questo è un momento davvero che non mi aspettavo. Vittoria, esatto. Un momento così veramente, bisogna dire, però se posso condividerlo con, certo, i miei colleghi sarei davvero felice, perché hanno passato un po' quello che abbiamo passato noi insieme, quindi grazie musica, grazie per averci risvegliato queste belle emozioni e queste grandi opportunità, grazie Michael. Di cuore. Il dolce è stato fatto da Michael, Complimenti Michael, bellissimo. Quindi se vogliamo fare il sax di Edoardo, bravo! Grazie! Christian al basso, per lui vorrei un applauso speciale perché il Covid non ci è riuscito a dividere. Ritorna con noi un fantastico musicista, la batteria del nostro Sandro! Di lui cosa devo dire? Posso dire che ormai fa parte della famiglia, quindi per una persona davvero che la musica dà tutto, tutta la sua giornata e gran parte della sua vita. Grazie Ale per tutto quello che si fa per la musica. È commosso anche Adamo, non mi è mai successo di vederlo piangere davanti a una torta, ma in realtà penso sia per tutti questi splendidi amici. Adamo alla fisarmonica, la voce! Ti hai messo il peperoncino, l'ho sentito. Ma lo vogliamo far sentire il grande applauso, visto che è commossa, che è qua. Che è là. Signori, per voi Lara Agostini! La nostra Graziella! E tutto lo staff delle delizie! Barbara, Paolo e Maiko, grazie. Grazie. Grazie di cuore. Ma la foto, posso fare il taglio simbolico allora? Vai. Insieme? Venite ragazzi. Cioè, nel senso tipo sposi? O devo prendere un altro? Dai, io? No, dai, chi lo fa? Andiamo insieme? Aspetta, la stessa mano. Vai. Tutti ragazzi! Tutti! Tutti! Tutti, non state a male. Ci siete tutti per la foto? Grazie, ma ci vuole anche il brindisi. Facciamo la foto con il brindisi perché hai detto Paolo che porta fortuna. Ah, devo stapparlo io? Aspetta che ci provo perché non ho mai aperto. Pronti?
ragazzi, brindiamo. Una promessa all'anno prossimo. Certo che sì. A novembre l'anno prossimo. A novembre il prossimo anno. Grazie, Lorenzo, con tutti voi. Grazie, grazie Graziella. È una promessa, eh? Certo, certo, lo manteniamo volentieri. Facciamo un brindisi ai nostri amici. Facciamo un brindisi, facciamo un brindisi. Dopodiché, Graziella, tu pensi di cavartela così? Subito la lotteria dopo. Subito dopo la lotteria, ma facciamo anche un brindisi a Graziella e Carlo che festeggiano 45 anni di matrimonio! Carlo, bacio, bacio, bacio! Manca lo sposo. Fai con Adamo. Carlo! Abbasso il microfono. Ti ha fatto la delega, Adamo, puoi baciare tu. Evviva! Centrale Carlo, Carlo è messo con una Al numero 19.438. 19.438. Di padelle che possono essere usate in tutti i fornelli. Al numero 15.852. 15.000. Eccolo qua. Ecco, bravo Ezio, che di solito te cucini. L'uomo delle padelle, Ezio di Lumezzane. Cestone di frutta con le banane. Ce ne sono 5.
5 banane, tutte grandi. 4 o 5? Vabbè, 4. Mese grosse. Al numero 16.601. 16.601. Banane a go go. Agli amici di Canale Italia, niente banane. No, no, è la signora. È la signora. Di Chioggia. No. Eccola lì, la signora lì in fondo. Allora, questo dobbiamo sempre ringraziare la parrucchiera Cori per FON, diffusore e spazzola GHD. Al numero? Al numero 15.221. 15, 2, 2, 1. Spazzola FON. L'acqua, diffusore, fissatore, spazzola vibrante, GHD, madonna, la vibrante GHD, al numero 15.221, ha proprio bisogno, oh, l'applauso, ha proprio bisogno del ha proprio kit. Bisogno, non ci fu mai testimonial più appropriato. Vaporiera per cucinare spaghetti. Vaporiera. Che non è la vaporella. No, no, la vaporiera. Praticamente se uno questa la prende si porta a casa il lavoro. Dunque se mai non vincerla. Al numero 15.901. Chi è che si porta a casa del lavoro? 15.901. Ecco lì in fondo. Paolo, mio fratello. Il suo fratello che è anziana. Stirella, con tutti i Stirella, vaporella, stirella. Stirella per stirare, altro lavoro da fare. Altro lavoro da fare. Vediamo qua. Al numero 18.711. Stirella al 18.711. Eccola lì, la signora bionda. Dulcis in fondo, materasso e cuscino. E il materasso e cuscino. E adesso lo proviamo. Lo portano a casa in pullman questo, lo sento. Siete pronti? L'ultimo premio. E intanto iniziamo con il 12.000. Andiamo. 6 0 1 12.601. Ho detto che lo portano a casa. Chi è che l'ha vinto? Gianfranco. Il sindaco. Mio fratello. No. Oh. Completo, complimenti. Sony Plex. Davvero? Grazie. No, non posso credere. Posso credere. Premio. Potete venire qua quello che ha vinto il materasso? Forza! Vieni qua un attimo! No? L'ha vinto chi me l'ha regalato, quindi lo rimetti in lotteria. Ah, se, ragazzi, non è finita la lotteria, rimettiamo in lotteria pesca Lara stavolta, perché l'ha vinto il signor Sogni. Vai Lara, pesca. Signor Aldo, incredibile. L'ultimo, apriamo, leggo io. Vai, leggi, leggi. Pronti? Concorrono per materasso e cuscino Sony Flex numero 1, 2, 8, 9, 6, 12.896.
sei? Può venire qua chi l'ha lì? Chi ha il numero per favore? Subito! Chi ha il numero? 12.896? Forza, perché devono ballare! Vieni! Vince il signore del pullman di Chioggia! Lo portano a casa in pullman! Giusto? Ma è il pullman di Milano? O di Chioggia? Non ho vinto io, la signora. 12.896. Il pullman di Chioggia si porta a casa. Si porta a casa il materasso con il cuscino.
compagnia, 73 anni, augurissimi Edo! E poi c'è l'uomo dei baci che vuole ringraziare la sua compagna Paola per il bellissimo regalo per il compleanno, una bellissima crociera con partenza domani, e mi raccomando, un grande bacio a tutti e due! Grazie, buon viaggio! Bravi, buon viaggio! Ci hanno richiesto, perfetto, dedicata anche al nostro sponsor ufficiale Walter Tonello, in presenza di Gran Torto! Perfetti, stanotte. Almeno 30
per l'ultima notte dell'anno abbiamo la possibilità di fare un pullman che partirà naturalmente qui dal Veneto, Noventa di Piave, Mestre, Padova, Vicenza, Verona, per portarvi l'ultima notte dell'anno al Teatro Mucchetti. Quindi se volete essere dei nostri, dateci l'adesione e partirà anche il pullman. Vi faremo sapere tutti i dettagli e seguite sempre la pagina Facebook. Detto questo, siete pronti? Scusate, al Teatro Mucchetti si fa cenone più ballo, quindi ci sarà il gran cenone di Capodanno con il ballo. Ok, detto questo siamo pronti ragazzi? Vamos, attenzione, la sapete tutti? Grandi ballanti!
siamo. Vai, così! Make me stay.
Siete stanchi? Ma quanto è bello andare in giro con te.
fare stasera, non ho capito. Antonietta, ti facevo una ragazza seria. Ha detto fammela vedere, fammela toccare. Ah, era canzone, ok, ok. Allora ragazzi, guardate, siccome qui ci sono molte persone, hanno più o meno degli orari, io direi state tutti qui davanti perché concludiamo tutti insieme, non mi piace, non riesco a salutarvi che stiamo cantando e andate via, mi fate ciao ciao ciao. Allora, preferisco che venite tutti qui, facciamo un gran finale insieme, dopodiché vi concediamo, abbiamo salutato tutti, facciamo due o tre foto ancora, perché altrimenti salutano tutti da distante e mi spiace finire una giornata con qualcuno che se ne va senza stringergli la mano, è la cosa più bella che ci è successa oggi. Quindi, poi Pulma, quando abbiamo finito, 8:15, sono pronti e possono andare, però finiamo anche prima. Quindi, attenzione, state tutti qui sotto perché ho bisogno di voi. Ce la fate a venire tutti qui per il gran finale, dai. Per due o tre canzoni, ragazzi, che ci sono state richieste. Qui, qui, tutti qui. Mi raccomando, gli uomini le mani in tasca, perché non è, guarda, ho visto qualcuno che è furbetto, ne approfitta, tocca allunga le mani. Intanto li sentiamo, lì ragazzi, dai, avvicinatevi qui, li sentiamo qui, senti. E tu sei di GCC.
tutto quello che è. C'è un'altra frase che disse la donna: non te la do, non te la do, non te la do. No, aspetta. Io me prego. No, 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 no. Possiamo fare la versione, visto che siamo in tanti lombardi, possiamo fare la versione quella lombarda. Si dice, come si dice? Non te la. No, no, come si dice? Non te la do mica. Autonomia. No, ma quella. Ma no, 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 dai. Bergamasca, bergamasca, com'è? Ma dai, scusa, c'è quella. Non te la. Non so. Te la do mia. No, non te la do mia, vai. Non te la do mia. Non te la do mia. Non te la do mia. Tientela pure. Perché i uomini battono le mani, voi? Cosa battete le mani voi uomini? Olè! Forza Davide! Nota do mia, nota do mia. Dai, abbiamo fatto la canzone nuova. Il vino era buono comunque, devo dire, alle 8 devo dire che il vino era buono. L'applauso ancora a tutto lo staff delle delizie! Questa è stata una giornata speciale e con questa canzone, no no, fermi, è l'ultima, tirate su le mani e ci salutiamo qui. Sogni, qualche volta fai pensieri
voglio vedere tutte le donne saltare. Siete pronti? Solo le donne. La tiranica è dura. Viva!